hanno dominato i loro rispettivi gironi e ora si incontrano nella semifinale della categoria Juniores della Montesilvano Futsal Cup. Parliamo della Mucron in maglia bianca alla destra dei vostri monitor e del Napoli Calcio a 5 in maglia azzurra alla sinistra. Probabilmente una finale anticipata, ce lo dice il valore tecnico, morale, sportivo, tattico di due squadre che si sono distinte alla grandissima per ora in questa manifestazione. Procediamo quindi alla lettura dei convocati che mister Greco e Grimaldi hanno voluto chiamare in causa per questo decisivo appuntamento all'interno della kermesse della quarta edizione della Montesilvano Futsal Cup, partendo dalla squadra belga della Mucron lo scorso anno con la Juniores arrivata in finale, partendo dal numero 1 il portiere Kosis, col 24 c'è Abdellah, col 12 il portiere di riserva Bourtois, col 5 da Silva, 8 Camerere, 6 Ait Gerbi, col 18 Benjalama, col 77 Haddadi, col 93 Hamma, col 17 Leclerc, col 19 Jordan Plec, abbiamo imparato a conoscere anche lo scorso anno, risponde il Napoli, con in porta il numero 35 Taurino, poi col 22 Russo, 13 Antiguano, 17 Nunziata, 26 Orvieto, 5 Virenti, 30 Molaro, 7 Sferragatta, 41 Moccia, 10 Varriale, 50 Moccia agli ordini appunto di mister Grimaldi. Video di incoraggiamento della squadra Mucron alla destra dei vostri monitor, non li vedete inquadrati, sono tutti di fronte il proprio allenatore e stanno tentando di trovare la carica giusta per poter affrontare quel muro chiamato Napoli Calcio a 5. 3 vittorie su 3 incontri, 20 gol fatti, 3 subiti nelle 3 gare del girone C, miglior attacco, miglior difesa, come tra l'altro è anche la Mucron all'interno del girone A, con 23 reti segnate, 7 sole subite dai belgi, tutti i discorsi che si azzerano inevitabilmente perché qui si gioca per andare in finale della categoria Juniores Mucron contro Napoli Calcio a 5. Primo possesso è per i ragazzi del Napoli. Varriale. Subito atteggiamento attento da parte della Mucron. Vediamo quale tra queste due grandi compagini riuscirà a portarsi avanti. Diventerà fondamentale per poi controllare i ritmi i tempi di gioco di una gara che potrebbe vivere di grande equilibrio fino all'ultimo, così come è stata per la gara appunto che ha interessato la categoria allievi, terminata solo ai rigori, lì un successo italiano contro una compagine spagnola, la vittoria del Ponte contro l'Inter Movistar di Madrid. Naturalmente ci auguriamo che lo stesso possa accadere anche per il Napoli Calcio a 5, anche se c'è una spruzzatina di tricolore verde, bianco e rosso anche sulla panchina della Mucron. Basti pensare ad Adriano Greco, il selezionatore mister della compagine belga. L'azione finita in un nulla di fatto per la Mucron, fallo laterale battuto dal Napoli, prime battute di assoluto studio. Molaro ha giocato indietro per un proprio compagno, su quest'altro lato Orvieto. Ancora il numero 26, va da Molaro. Contrastato Molaro, rischia, evita il fallo laterale da Silva. La tiene in campo il capitano della Mucron e ricomincia. Ben piazzato il Napoli, costretto però al fallo, il numero 26 Orvieto. Da Silva, appoggia e poi riceve il numero 5 della Mucron. Tutti proiettati in avanti i ragazzi di Greco che vi spingono e poi sbagliano. Allora Orvieto, Molaro, banda sinistra, di nuovo Molaro. Scambio prolungato al limite dell'area di rigore, grandissima qui l'uscita di Kosis. Che è già ripresa,
Pallone in verticale, poi rigiocato all'indietro sul numero 5 del Napoli. Colpo di tacco molto elegante, intervento da dietro di Da Silva e fallo. Quello voleva parlare con me. Calcio di punizione per il Napoli, che ha iniziato bene. La prima occasione pericolosa è capitata agli azzurri, allenati da Alessandro Grimaldi, che qui possono tentare anche la battuta diretta sul calcio di punizione. Così è infatti raso terra e poi, incredibile, l'errore a porta vuota. Kosis. Va a lottare Hamma. Da Silva. Ma Luca a destra, mette in difficoltà un compagno Da Silva. Napoli che recupera e di rotta verso il proprio portiere. Avanza Virenti. Urdieto. Ancora Virenti sulla sinistra. Il numero 5 del Napoli dialoga sempre dallo stesso lato e con pazienza guida l'arrembaggio dei suoi verso una squadra Mucron chiusa e attenta a serrare tutte le linee di passaggio in questo avvio. Molaro. Virenti non passa, rischia tanto qui sulla pressione di Hamma. Si rifugia dal proprio portiere. Virenti. Con l'esterno, ottimo, a cercare Varriale, che infatti lo ringrazia. Che gran giocata di Virenti da fermo, a trovare uno spazio che forse solo lui aveva visto. Da Silva. Inizio soft delle due squadre, che non si risparmiano comunque di grandi giocate. Qui intervento secondo l'arbitro, regolare, stesso metro mantenuto anche qui. Napoli che recupera palla, attenzione ad Orvieto, 2 contro 1, Orvieto appoggia, c'è il salvataggio miracoloso da parte di Courtois. Soccorsi nel frattempo vengono portati a un giocatore della squadra Mucron, che si è fatto male alla testa cadendo al suolo, è Hamma. E nel contrasto precedente ci sono stati un paio di scambi ad alto voltaggio agonistico, ma naturalmente tutto all'interno dei limiti concessi dal direttore di gara, che applica lo stesso metro di giudizio. È corner per il Napoli, palla battuta fuori, Virenti. Non ha paura dell'uno contro uno, Virenti va a rischiare quando arriva il raddoppio. Non è lui a portare a casa la rimessa laterale secondo il direttore di gara, quindi Jordan Plea, che l'anno prossimo giocherà in Italia. Da Silva. Palla dietro, palla avanti, ma è grande intercetto per Orvieto che accelera. Pallone dentro, ancora Orvieto, e stavolta passa, è l'1-0 del Napoli calcio a 5, che inizia alla grandissima contro la Mucron e va in vantaggio meritatamente prima del 10° minuto. Aspettiamo naturalmente la reazione veemente da parte dei belgi, che non ci stanno assolutamente a lasciare una vittoria facile agli italiani. E un Napoli schiaccia Sassi, 3 vittorie su 3, 2 vittorie e 1 pari invece per la Mucron, che qui sbaglia scivolando la grandissima occasione sui piedi di Varriale. D'oro davvero l'occasione capitata al Napoli calcio a 5 per raddoppiare immediatamente. La chiusura dall'altra parte di Virenti su Plea, che si stava liberando al tiro, per un attimo anche l'illusione della rete dalla nostra postazione, ma pallone che dopo aver toccato le barriere dietro la porta difesa da Kosis è terminato sull'esterno della rete. Di lì il momento di incertezza che ci siamo concessi
prima del commento finale. Qui da Silva Viera. Da Silva un 1-2 che si chiude davvero male. Rimessa dal fondo direttamente e verrà operata da Russo, che restituisce verso la propria panchina un pallone inutile in campo. Virenti, Molaro. Virenti, perno di tutte le azioni del Napoli calcio a 5, qualsiasi sia l'altezza alla quale si svolgono queste ultime. È sempre lui, anche con qualche sbavatura per ora, ad essere metronomo assoluto, appunto, a dettare tempi della manovra alla squadra di Grimaldi, che si ritrova in vantaggio quando siamo giunti oltre il decimo minuto nel corso del primo tempo. È la semifinale della categoria juniores della Montesilvano Futsal Cup, quella dove il Napoli continua ad attaccare sulla banda sinistra, tornando dietro e offrendo ottimi spunti di gioco e corale, grandi individualità per ora. Virenti, l'appoggio, riescono a spezzare la trama napoletana i belgi. Ple, da Silva Viera, lo scorso anno goleador in finale in quell'atto conclusivo, poi perso contro l'Inter Movistar di Madrid. Prova ad abbassare la testa ed accelerare sulla destra proprio Play. Viene tratto però in inganno. C'è una grande ripartenza del Napoli che può andare uno contro uno. La palla esce di un nulla ancora una volta. Troppe però le occasioni gettate al vento per il raddoppio. Era stato Molaro in questo caso, lanciato da un gran contropiede. Attenzione all'iniziativa belga e alla doppia chiusura grintosa in scivolata operata da Orvieto e Virenti. Stava correndo e lo stava facendo come al solito alla grande Jordan Play su quella banda sinistra. Da Silva Viera dalla bandierina. Molte soluzioni da corner, blocco belga che si apre, un sinistro, nuova occasione concessa dallo sbilenco intervento sul tiro di Benjalama. Cambiano soluzioni i belgi, giocando palla indietro per uno stop imperfetto. La palla è persa, altro contropiede per il Napoli calcio 5, che non si esprime bene con Barriale. L'ultimo tocco è proprio il suo. Arbitro che si reca a centrocampo, assegna un fallo cumulativo contro la squadra Mucron. Da Silva Viera. Altissimi valori e tecnici in questa sfida, non è facile riuscire a prevedere chi la spunterà. Da Silva Viera a guidare la reazione del suo team, che non ha sofferto più di tanto il gol del Napoli, ma che ha rischiato e rischia ancora. Uno contro nessuno! Barriale stavolta non sbaglia e il raddoppio del Napoli calcio a 5, 2-0. Si conferma squadra e cinica quella napoletana, e lo era stato fino a un certo punto nel corso di questo primo tempo. 2-3 le occasioni sparate al vento contro una Mucron molto sbilanciata. Qui si impegna per evitare il corner, non ci riesce Russo, e calcio d'angolo quindi per una Mucron che ora ha due gol da rimontare. È una squadra che per ora ne ha subiti solo tre nelle tre gare del girone eliminatorio. Palla giocata fuori, un velo, arriva Ple, il suo tiro è contrastato da un colpo di testa, Barriale, forse gioco pericoloso, l'arbitro la lascia proseguire per intervento in scivolata su Molaro da parte di Leclerc, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Molaro va dall'altra parte, ancora Molaro chiamato in causa, palla troppo lunga. Time out chiesto dalla Mucron, noi ne approfittiamo per una pausa. Riparte la squadra Mucron che è sotto 2-0 contro il Napoli calcio a 5 e prova con Ple. Sono poche però le occasioni create dalla
compagine di Greco, che ha rischiato invece tante volte. Attenzione, qui invece rischia da morire il Napoli, costringendo Russo a una plastica uscita, poi è preciso il rinvio in avanti, lo stop in area di rigore. La partita vivrà da adesso in poi, lo immaginiamo, ritmi altissimi. Fallo laterale per il Napoli, calcio a 5, già battuto. Molaro, imbeccata dentro, palla recuperata, Ble. Pratica calma, ma non è facile averne quando si è sotto 2-0 contro chi subisce poche reti, contro chi è in grado di fartene tante e ha soprattutto anche tanto fiato da proporre all'interno della propria panchina. Ble. Mendes. Leclerc. Doppio passo, la finta di Leclerc che non riesce per un buon intervento di Sferragatta. Con pazienza il Napoli nella sua azione di ripartenza. Pallone che riesce a passare fino in fondo il destro, tentato stavolta dal numero 17 del Napoli, Nunziata. Impreciso all'altezza del primo palo, palla sull'esterno della rete, altra buona occasione per quelli di Grimaldi per mettere il punto esclamativo su un primo tempo che per ora li vede assoluti dominatori, anche qualche leziosismo di troppo da parte della Mucron, che qui va solida però a contrasto anche sul Russo, rischia il cartellino giallo Leclerc che va a chiedere scusa al Russo, si danno il 5 e il 2, i due sportivamente. Birenti ha giocato per un suo compagno che si invola, è Molaro, uno dei più attivi dei suoi. Cade a terra un giocatore del Napoli, non c'è fallo, sì, in una seconda battuta l'arbitro desiste poi dal fischiare fino a un doppio intervento in scivolata. Leclerc ne esce sconfitto, non si arrende, rimessa dal fondo per il Napoli. Stiamo assistendo ad una partita dal tenore fisico ed agonistico molto alto, non mancano anche le giocate di tecnica sopraffina. Qui sale la Mucron sui pugni di Russo. Il ritmo è molto alto, è tenuto alto dalla squadra della Mucron. Qui l'arbitro dice, con un'altra decisione abbastanza discutibile, che il pallone è stato toccato dal giocatore del Napoli e che si prende anche però il fallo laterale, già battuto. C'è spazio per andare per Orvieto, è irresistibile quando accelera, lo fa ancora una volta, è l'1-2 che si chiude a porta vuota, è un'azione straordinaria, ancora una volta quella del Napoli che fa 3-0. Colpita e affondata la compagine belga, la sagacia dei ragazzi di Grimaldi, molto bravi e lucidi quando c'è stato da concludere le azioni con il modo più semplice di andare in rete, gli scambi di fronte a un Luis incolpevole anche in questo caso. Finestra laterale battuta, inevitabilmente ora si abbassa il baricentro della squadra di Grimaldi. Napoli calcio a 5, qui chiuso nella morsa, un giocatore non fischia proprio l'arbitro, non sta fischiando praticamente nulla dall'inizio. Speriamo che naturalmente la partita non si indiperisca, ma questo potrebbe accadere dato che viene concesso un tenore atletico e di contrasti, non sembra proprio di una partita di futsal, anche se siamo all'interno della categoria juniores, questi ragazzi iniziano a proporre un livello atletico, una foga nei contrasti tale da giustificare ogni tanto qualche intervento che a nostro avviso per ora sta mancando. Errore qui del Napoli in impostazione, Russo protegge però la rimessa dal fondo, sbagliata l'accelerazione di Hamma. Russo osserva il piazzamento dei propri compagni e ricomincia da sinistra da Molaro. Birenti, che non ha mai paura di puntare l'avversario nemmeno da ultimo uomo, se la porta praticamente lungo la linea del fallo laterale, poi lancia, serve il recupero, rischia l'impossibile e qui andando malamente sul pallone Abdellà, poi si lamenta per una spinta ricevuta alle proprie spalle il numero 24 della Mucron, l'arbitro che non se ne avvede, aveva lavorato furbescamente con le mani l'attaccante del Napoli Orvieto, uno dei migliori dei suoi, con accelerazioni davvero straordinarie in questo avvio. Forse altro contatto falloso, Camerere. Esce basso, impresa plastica, Luis, si ricomincia. Appoggio a Mendes,
doppi passi di Mendes, il lungolinea, la palla che viene giocata dall'altro lato dove nessuno è ad attendere per i propri colori. Contropiede del Napoli, Virenti con una giocata straordinaria, il doppio passo, poi ad esagerare, apre la via del contropiede in 3 contro 2 alla Mucron, si sviluppa andando da Mendes questa azione della squadra di Greco, poi conclusa malissimo in virtù dell'intervento di Bourtois, prima provvidenziale a porta sguarnita, ora assolutamente scellerato in questo tentativo d'assist. Una palla scavata davvero male, sei di Avellà, ora si è spostato a fare praticamente il pivot. Russo, l'arma del rinvio lungo è ancora buona e costringe a un intervento provvidenziale Hamma. È un altro time out, quello che stavolta chiede il Napoli calcio a 5 che è avanti 3-0, andiamo in pausa. Fischia il direttore di gara all'altezza circa del 20° minuto nel corso del primo tempo. Il Napoli calcio a 5 è in maniera convincente, perentoria e meritata in vantaggio per 3-0 sulla squadra Mucron all'interno della semifinale della categoria juniores della quarta edizione del Montesilvano Futsal Cup. In riti e ripetizione quelle che sono state segnate in questi primi 20 minuti della prima frazione dalla squadra napoletana, che qui batte un'altra palla tesa costringendo Luis all'intervento in calcio d'angolo. Sarebbero potuti essere di più i gol segnati dal Napoli. Palla giocata fuori, palleggio di Molaro, se ne va Molaro, sdraiato al suolo, calcio di punizione. Vediamo se Virenti batte velocemente o no, l'arbitro dice che sarà egli stesso a fischiare. Alzando il braccio, vediamo la barriera posta da Luis. Ne vuole due, probabilmente andrà ad affiancarsi Luis. Pronto Virenti, con l'esterno Luis, poi la lascia lì da Silva Viera, prova a rilanciare il contropiede, l'uscita di Russo nel rimpallo, anche fortunato perché il fallo laterale è per i suoi compagni, un minimo di incertezza, un'incomprensione col proprio difensore, ma nulla di fatto per la squadra belga, qui l'esperienza di Virenti che si porta a casa, fallo laterale dall'altra parte sapendo che non manca molto al termine di un primo tempo che è chiuso 3-0, da grosse possibilità al Napoli che trova anche il poker con Variale sul secondo palo come un cobra, poker del Napoli calcio a 5 e forse gara già chiusa nel primo tempo. Improvvisa la scelta è di Virenti, bravissimo, prima nel far scorrere in fallo laterale, poi nel batterlo a 200 all'ora sul secondo palo, con grande intesa e senso della posizione, attendeva il numero 10 Variale, 4-0, errore anche di nervosismo e posizione, qui anche capitan da Silva Viera lascia qualcosa a desiderare facendosi cogliere in controtempo, scavata un'altra palla stupenda da Virenti, come gioca questo Napoli calcio a 5. Una confidenza davvero nei tocchi sino a partire dalla prima impostazione. E questa Mucron, dobbiamo dirlo, con tanti diversi innesti rispetto alla scorsa finale juniores, era comunque la squadra che era andata a una quarantina di secondi da giocarsi ai calci di rigore. La vittoria della scorsa manifestazione della Montesilvano Futsal Cup, se non è un messaggio, un 4-0 a fine primo tempo. Russo sponda Virenti, non la tiene in campo, fallo laterale battuto da Silva Viera, sale, appoggia al proprio compagno, il portiere di movimento, dialogano i due, il Napoli ora deve stare attento a chiudersi bene, lo fa fino a un certo punto, ma la giocata dall'altra parte di Leclerc è comunque sbagliata. Russo, il suo rinvio lungo ad incrociare, serve da Silva Viera con un intervento all'indietro, retrocedendo perché Virenti si è andato a portare sempre lì, dando tanto fastidio alla difesa belga. Sul secondo palo la coordinazione di Variale, c'è l'intervento che gli sporca la mira, è di Hamma con numero 93. Grandi avvicendamenti ora per la Mucron, attendiamo la segnalazione del recupero da parte del direttore di gara. Quando sale da Silva Viera, si allarga sulla propria destra Hamma, servito, il suo destro, che gran parata di Russo.
da Silva Viera. E fallo laterale non corner, l'arbitro fa rettificare la posizione. E c'è la battuta verso il portiere di movimento della squadra di Adriano Greco, da Silva Viera. A destra Hammà, azione veloce, Russo vorrebbe rinviare e lo fa con un pallone che va lontanissimo, però dai pali che erano rimasti sguarniti. Osserva ancora una volta il cronometro il direttore di gara. Sembra aver dato 2 minuti di recupero, ora concessi. Da Silva Viera sale, ha 2 scelte, va a destra da Hammà. Da Silva Viera, dal portiere di movimento. Ancora il capitano sempre coinvolto, vuole dettare i tempi di questo assalto importante, ancora ben respinto. Si ricomincia da Silva Viera. Passaggio lungo, sul primo palo non si fa sorprendere Russo, non la deve nemmeno toccare. Torna velocemente il portiere di movimento tra i propri pali. Virenti con un'altra illuminante, soluzione in diagonale, intervento in scivolata. Cade Varriale, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Pallone allungato, male dal portiere di movimento. Chiede un cambio un giocatore del Napoli, ma manca poco. Al termine del primo tempo mister Grimaldi vuol tenerli tutti in campo, i protagonisti. Un grande messaggio mandato a tutto il campionato. Lancio che spiove, è buono per Varriale, non fa una gran figura Luis in uscita, anche se non tocca il pallone, quindi può ripartire probabilmente per l'ultimo assalto la squadra Mucron. Da Silva Viera, devono assolutamente accorciare per avere qualche possibilità residua, anche se pare difficile segnare. 4 reti, è una squadra che 3 ne ha subite nelle vittorie con record Biesco. Svintolata nel frattempo di Silva Viera. Russo ha già rinviato, c'è lo stop, viene affossato stavolta Varriale, calcio di punizione. Dicevamo, segnare 4 gol a una squadra che 3 ne ha subiti contro record Bielsko, Atletico Silvi e Città di Montesilvano, 4-0, 9-2 e 7-1. È il 6° fallo, quindi tiro libero. Virenti. Virenti non sbaglia, la mette sotto la traversa. È il 5° gol del Napoli Calcio a 5 che chiude così il primo tempo. Predominio assoluto del Napoli Calcio a 5 nel corso del primo tempo, semifinale categoria juniores, 4ª edizione della Montesilvano Futsal Cup. Vincete dal parziale di 5-0 per la squadra di Grimaldi contro quella belga allenata comunque dall'italiano Greco, che ha provato a testa bassa a sovvertire un esito che è parso però incontrovertibile per bravura all'interno del terreno di gioco da parte dei giocatori azzurri e più lesti nello sfruttare le occasioni che sapientemente si creavano con un gran gioco. Qui la Mucron ci prova subito con la prima azione, col portiere di movimento, rischia, però rischierà per tutta la ripresa. Abbiamo visto un Napoli davvero in gran controllo tecnico della gara. Qui Molaro, liberato dall'ennesimo 1-2, chiuso a dovere, tiene palla sulla linea di fondo, se la porta fuori. Ah, sembrano aver iniziato i giocatori del Napoli Calcio 5 con la stessa energia che gli ha permesso di vincere la partita praticamente già nel primo tempo. Hammì, il destro è fuori, tiro di frustrazione del numero 93. Russo, l'intervento in scivolata, riesce comunque a rimanere in piedi Orvieto, che calcia ad incrociare molto lontano dai pali difesi dal portiere di movimento, che sicuramente essendo Leclerc non può avere le stesse abilità in parata di Luis, che nel primo tempo ha provato ad arginare il possibile, finendo però trafitto 5 volte. Qui stava per finire trafitto Russo nel frattempo dall'altra parte. Era buono l'inserimento del numero 7 della Mucron, 17 scusate, Leclerc. Il portiere di movimento lo sta facendo quindi Jordan Plett. Russo, il tacco illuminante da parte di un giocatore del Napoli, crediamo Varriale. Da Silva Viera,
Play. Da Silva Viera per Hammi. Hamma, scusate, evidentemente sarà questo il tema di tutta questa ripresa, con la Mucron che, giocando col portiere di movimento, è costretta a scoprirsi, anche se qui a Ple, che naturalmente in fase di prima impostazione non si può assolutamente regalare a nessuno. Da Silva Viera, sembra aver poco da dire comunque la gara, perché l'attacco dei giocatori belgi, seppur stanno applicando alla lettera i dettami di Greco per quanto riguarda questo lungo giro palla, non sembra essere caratterizzato da gran convinzione. Qui Ple si ritaglia lo spazio, però dal nulla, e da campione va a segnare il gol della bandiera, è quello dell'1-5. Colpito quindi col quarto gol subito in tutta la manifestazione, il Napoli calcio a 5. Virenti, da subito un saggio Virenti, però sti punta dentro, era pronto alla deviazione variale, ha provato subito a scuotere i suoi compagni Virenti, colpiti come non era stato nel primo tempo. È servita una giocata nello stretto straordinaria di Ple sul secondo palo, il pallone è allungato verso Orvieto, che si accontenta della rimessa laterale perché è pressato da due uomini alle spalle. Molaro, Orvieto, Virenti, se la porta avanti Virenti, va con la punta Luis, recupera poi la posizione retta con qualche difficoltà, vuole la ripresa del gioco veloce Luis, chiama uno schema dalla bandierina Virenti, tra i migliori nel primo tempo insieme a quest'uomo qui, Molaro, che scambia con un compagno, cerca il dialogo stretto, se la fa restituire il numero 30 con l'attacco Virenti, morbido ma pretenzioso dall'altra parte, Orvieto non è riuscito a intellegere le intenzioni del compagno, quindi Hamma per Da Silva Viera, Riecco Ple da portiere di movimento, appoggia e sul secondo palo in qualche modo Russo, altro miracolo il suo. Napoli che rischia di rimettere in partita la squadra Mucron con una difesa di questa tattica del portiere e di movimento sicuramente più molle di quello che ci si aspetta, ma una squadra che invece è andata alla grandissima nel corso di tutto il primo tempo. Si arrabbia qui Leclerc col direttore di gara che gli impedisce di tenere in campo il pallone. Barriale. Barriale e va dietro da Orvieto, controllo, finta e se ne va Molaro, Da Silva Viera lo manda a quel paese. Secondo il capitano della squadra Mucron, il 30 del Napoli calcio a 5, come si vince anche da una gestualità molto evidente, sarebbe reo di essersi tuffato. Orvieto, Virenti, altra sventagliata, precisa perché la palla rimbalza per il tiro ad incrociare, poi pallone che era uscito in calcio d'angolo, dunque rinviato qui nella tribuna vicina alla nostra postazione. Giocate a velocità supersonica e con tecnica davvero invidiabile da parte dei partenopei. Virenti cerca uno spazio dove non c'è, quindi la Mucron può ripartire. Lo fa correndo lungo la fascia destra, un cross che parte è subito intercettato, poi intervento durissimo da parte di Abdellà. L'arbitro si avvicina, vediamo se c'è una decisione disciplinare, chiede soltanto calma, va a dire a Greco qualcosa, stava protestando il mister della squadra Mucron. Naturalmente Saidi Abdellà non ci sta assolutamente a perdere, ha voluto farlo nuotare alla sua maniera a Barriale. Allargato il pallone sul settore destro, si torna indietro, quindi Barriale se ne palla con proprietà tecnica, va da Virenti, poi si va da Orvieto, messo giù da Abdellà, secondo fallo nello spazio di qualche istante, no, è fallo laterale per la squadra Mucron. Impreciso il controllo quindi di Orvieto, ad uno dei primi errori di una partita sinora stupenda per lui. Qui Ple all'improvviso con la punta Ple, Russo conferma di essere attentissimo anche in questa ripresa. Da Silva Viera,
Scambio con Benjalama. Benjalama e da Silva Viera, il portiere di movimento a fargli da contrappasso dall'altra parte. È una Napoli che dimostra di soffrire un minimo quando viene attaccata da 5 uomini di movimento, così come è normale che sia. Benjalama, l'uscita di Virenti stavolta è positiva. Calcio d'angolo. Col piatto fuori. Ple prova, ma non fa una gran figura qui, sparando. Fosse stata una fine al tetto dell'arena direttamente fuori dal palazzetto. Russo rinvia con le mani, teso da Molaro che si guadagna fallo, lo batte velocemente Molaro con la punta, va fuori Parriale. Silva Viera rischia, poi la butta tesa in avanti, palla giocata a rimorchio, grande azione della Mucron qui che libera una conclusione maldestra da parte di Leclerc. Russo procede al solito lancio lungo. Russo fa sportellate col mondo il pivot del Napoli, Molaro. Virenti accelera, cambia direzione Virenti. Un'altra ottima azione pilotata dal numero 5, assoluto top player della gara per ora. Molaro. Virenti che è rimasto nei pressi. Vediamo se impreziosisce anche questa azione dei suoi. No, è toccato fuori il pallone forse dalla Mucrona, non secondo l'arbitro che inverte ancora una volta una decisione che sembrava dalla parte degli azzurri. Da Silva Viera trova uno spazio, poi è impreciso il pallone sul secondo palo, Abdellà era solo. Barriale. Ha già battuto, rimonta su di lui Mendes, Abdellà. Calcio assestato a Barriale. L'arbitro stavolta lo chiama a sé, giustamente. Anche se Abdellà furbescamente si siede in panchina, il cartellino giallo arriva. Punizione in favore del Napoli che conduce 5 a 1. Abbiamo superato il decimo minuto abbondantemente nel corso del secondo tempo. Variale. Pallonetto dall'altra fascia dove Orvieto non riesce a controllare stavolta. Courtois sbaglia, la porta è vuota. È un regalo straordinario quello della Mucron per il 6 a 1 del Napoli calcio a 5. La mette Molaro. Che inevitabilmente continua a crescere in altezza, quella da scalare per i belgi, che non paghi di essere stati trafitti più e più volte dal Napoli calcio a 5. Hanno finito per farsi male da soli in maniera abbastanza banale con Courtois, uno dei più vicini alla sufficienza nell'opaco primo tempo della squadra di Greco. Qui colpo di testa, la palla rimane lì, prova col sinistro, il neo è entrato nelle fila del Napoli col numero 7, Sferragata, un frammento di prima frazione anche per lui, ma sembrano essere ovunque superiori nell'impostazione del gioco, nella presenza fisica in campo, nel saper stare e sfruttare i tempi e i momenti della partita, i ragazzi di Alessandro Grimaldi che si candidano a un ruolo da protagonista all'interno della finale che verosimilmente si andranno a giocare, visto questo 6-1 che sta maturando nella semifinale qui del Montesilvano Futsal Cup, quarta edizione. Ple ballato il suo tentativo, Russo desiste dal voler lanciare ancora una volta lungo, i compagni infatti lo assistono per una partenza della manovra con Orvieto. Orvieto tiene dopo un paio di cariche, rischia Barriale, fallo laterale per la squadra Mucron.
Mendes, da Silva Viera, Courtois, che è sulla coscienza l'errore che chiude la gara, da Silva Viera ha tentato un tiro cross, il tiro dall'altra parte, non è vincente per questione di un millimetro. Abdellah, da Silva Viera, sempre col portiere di movimento Lamoucron. Abdellah, Ple, Abdellah tenta l'accelerazione, il pallone non è uscito, da Silva Viera a metterci una pezza, a proporre per un compagno che passa, il primo rimpallo ma poi trova la strada sbarrata da un grandissimo russo. Calcio d'angolo battuto fuori, Ple, da Silva Viera, Abdellah, capitan da Silva torna da Abdellah, Ple, da portiere di movimento con la lungolinea, incombe Molaro che non porta nulla a casa, Mendes sbaglia, palla rinviata, ma è di nuovo azione belga, Mucron che prova con Ple, doppia deviazione in area di rigore, ma la porta è vuota dall'altra parte, il pallonetto sulla traversa, Ple. Potenziale occasione per il 7-1 del Napoli da distanza siderale. E questo è il rischio che si corre quando si gioca lungamente con la tattica del portiere di movimento. Da Silva. La palla corre sulla banda destra per una Mucron che comunque orgogliosamente vuole uscire a testa alta dalla manifestazione che lo scorso anno la vide giocarsi in finale la vittoria della categoria juniores al cospetto dell'Inter Movistar di Madrid. Secondo palo, errore qui la dice lunga sulla serata storta della squadra Mucron da parte di Abdellah. Tempo è entrato il numero 41 Moccia, le fila partenopee, da Silva Viera, azione ancora una volta tentata, Russo ha subito fallo, quinto fallo per la Mucron. Punizione rimpallata, quella tentata da Virenti. Pallone riconsegnato ai belgi, che comunque tentano il miracolo. Ple. Solita azione nel lungo linea. Travolgenti poi fino al tiro con la punta e al colpo di testa che fa 2-6. Virenti lascia scorrere, non deve commettere l'errore di staccare la testa alla squadra napoletana, errore qui di Varriale, quindi Ple prova a crederci, mancano 7 minuti circa al termine, palla ancora fatta viaggiare bene fino alla fascia e questa è un'azione portata bene. Di Russo tra le braccia di Luis, lascia da Silva Viera, tende velocemente il cambio del portiere di movimento che arriva con Abdellah che porta palla, Courtois, da Silva, prova lui, intervento di Virenti ancora una volta con la coscia a mettere in corner, la sua terra fuori, destro di Ple, un po' della disperazione, esce fuori un fallo laterale in zona offensiva dall'altra parte, da Silva, ancora da Silva, serve lungo Ple, a porta vuota, attenta ancora il Napoli calcio a 5, ci ha provato Molaro,
il possibile gol del 7-2. Abdullah. Da Silva. Contro la spalla di Molaro. Ple. Da Silva. Pallone che non passa, poi un paio di deviazioni sul destro di Hamma, che per poco non fa 3-6. Ple. Da Silva. Appoggia col piatto dall'altra parte, il tiro è rimpallato, Russo ancora una volta spinto. Sesto fallo. Sferragatta quindi contro Luis, non sbaglia, Sferragatta che sarà andato a prendere il pallone per depositarlo lì all'angolino, 7-2 del numero 7 del Napoli. Battuto velocemente la squadra Mucron, che deve riprendere il recupero che verosimilmente con questo punteggio non dovrebbe esserci, almeno a rigor di logica, anche se continuano a provarci i belgi. Qui la porta è vuota, la palla è tirata dall'altra parte e la rete la trova ancora una volta Virenti. Grandi festeggiamenti per il Napoli, che festeggia l'accesso alla finale con questo balletto, 8-2. Gara senza più nulla da dire sotto nessun punto, sotto alcun punto di vista. Era stato così già nella prima frazione, quando la compagine partenopea aveva espresso la propria superiorità in lungo ed in largo ad una squadra mucrona davvero lontana parente di quella che abbiamo conosciuto nella scorsa stagione. Qui tenta ancora, c'è l'opposizione di Sferragatta, qualsiasi giocata del numero 7 viene poi sottolineata dai compagni, soprattutto della panchina, con grandi ovazioni. Ple. Lascia correre il pallone, l'intervento è buono da parte di Virenti. Palla scavata, spinta. E altro tiro libero, crediamo. Ma no, è fallo laterale per il Napoli. Non ha voluto infierire l'arbitro, qui la spinta c'era tutta, ma il sesto fallo è stato già compiuto precedentemente dalla Mucron. Virenti chiede scusa per l'ennesimo tentativo di dribbling, c'è un contatto dall'altra parte. Abdellah può servire un compagno che solo in area di rigore sbaglia la scivolata. Entriamo quindi in sede d'analisi, commento della gara. Finisce qui l'avventura della squadra Mucron all'interno della Montesilvano Futsal Cup, una vittoria 6-3 col Villa Aurelia, un pareggio 3-3 col Pescara Calcio 5, una vittoria 14-1 con la Minerva per il miglior attacco e miglior difesa del girone A, che ha già impattato contro una formazione semplicemente superiore sotto tutti i punti di vista, Napoli Calcio a 5, e qui corre per difendere il potenziale gol del 3-8. Manca davvero una manciata di minuti al termine, l'arbitro continua ad osservare anche il cronometro, anche per poter dare qualcosa che assomiglia a un recupero, che in una situazione però di gioco del genere non servirebbe assolutamente a nulla. Altro tiro deviato, la Mucron, squadra belga che almeno sotto la guida di Adriano Greco dimostra di avere l'orgoglio, il petto in fuori, la testa alta, di voler continuare col proprio gioco, a tentare di offendere il Napoli. Qui Da Silva Viera a sollecitare Russo, che gran parata ancora del portiere del Napoli. Russo, il suo rinvio lungo spiove per una conclusione lungo la linea di fondo da parte di Virenti, che ne ha davvero per correre per quattro uomini e fino all'ultimo. Luis abbandona la propria porta, è anche infortunato all'altezza del ginocchio sinistro. Ple deve rinviare come può con le mani. Portiere di movimento Ple,
Palla recuperata dal Napoli, Varriale vuole congelare questo possesso di palla, attende forse solo il triplice fischio del direttore di gara, la squadra di Grimaldi. Molaro. Sontuosa anche la sua prestazione. Altra palla nascosta alla grande. E Napoli in totale controllo fino all'ultimo. Col tacco, poi Varriale, tutto di prima, Sinfonia, Orvieto, doppia finta, come gioca questa squadra però. Sul velluto, è vero, anche dal punto di vista psicologico, con un gran vantaggio. Ma con poca possibilità di repliche. E qualsiasi sarà la squadra in finale. Orvieto. Parte Orvieto contro il palo, la seconda chance. Ah, non è buona. Dopo che il pallone tocca il palo, così come nel calcio a 11, in occasione di un penalty, deve essere toccata da un altro umano, diverso dal battitore delle rigore, in questo caso del tiro libero, per essere riconsiderata in gioco da Silva Viera. Palla buttata fuori a casaccio da Leclerc. È rientrato nel frattempo Moccia. Russo va a lungo, il colpo di testa di un orgoglioso da Silva Viera. Vuole impedire che si termini davvero in goleada. Anche se di goleada si tratta. Scavino di Virenti, la pressione di Orvieto, solo fallo laterale per la squadra Mucroni. Si attende solo il triplice fischio dell'arbitro. Ma può correre la Mucron lungo la fascia sinistra. Russo dimostra di essere totalmente in gara, di essere fino all'ultimo secondo concentratissimo. Qui se l'allunga da Silva Viera, è davvero l'ultimo a mollare dei suoi. Russo con le mani va a rinviare, la palla rimbalza, non vale segnare direttamente con il rinvio con le mani. Da Silva Viera. Ple. In lungo linea, la solita azione con palla pilotata lungo il secondo palo, nessuno interviene, da Silva Viera, Piero rimpallato, Ple deve correre per tenerla in campo e riproporre forse l'ultimo tema per i suoi. Da Silva Viera. Tutto il Napoli dietro, ma non c'è più nulla da difendere. Ple, il suo sinistro, sul fondo. L'arbitro dice che può bastare così. 8-2 per il Napoli, calcio a 5 che elimina la Mucron, squadra belga finalista della scorsa Juniores nella Montesilvano Futsal Cup, e invia un messaggio chiarissimo alla concorrenza.